Quello che volevo così provocatoriamente buttare lì, nel G8, insomma nelle manifestazioni contro il G8 del 2001, con gli esiti e gli sviluppi che conosciamo, nasce il finto cattivo, cioè nascono i Black Bloc in Italia. Questa è una leggenda metropolitana. Chi sono i Black Bloc? Sono i poliziotti travestiti che fanno i cattivoni e danno ai loro colleghi l'occasione per intervenire? È un'altra cosa, è un mondo esterno che cattura anche alcuni diciamo giovani italiani, li arruola e li mette in campo. E comunque è una leggenda, tanto vero che adesso dice sì, ma ci sono anche i Black Bloc, ma le manifestazioni, pensiamo alla Val di Susa, se non ci fossero i Black Bloc, questa categoria di comportamento delle manifestazioni, questo modo di stare alle manifestazioni, riconoscibili ma anche moltiplicati dal fatto che il colore viene percepito come in realtà no, più circolante di quanto non sia effettivamente nell'ambito della manifestazione, nasce lì, viene sviluppato, viene strumentalmente reso oggetto di accuse severissime. Anche l'uso, diciamo, di forme di violenza più o meno simboliche, no? Da una parte è vero, si sconfina nella dimensione dei casseurs, no? Che sono, però i Black Bloc in parte sono anche casseurs, perché ai Black Bloc, cioè ai manifestanti travisati del movimento contro il G8, viene attribuita una distruzione di parte della, insomma, della città, almeno delle sue arredi urbani, come si dice, piuttosto cospicua. Allora, siamo di fronte a una categoria che viene strumentalmente utilizzata, che è ambigua, che sociologicamente non si capisce che cosa corrisponda, almeno non è chiaro che cosa rappresenti. È davvero una, come dire, bandiera agitata. Volevo porre questo, buttarlo lì, insomma, una questione che se poi volessi segnare, per esempio, una storia sul Black Bloc, mi piacerebbe raccontarla. Come una mano piena di mani nere, il Black Bloc, come incognita, non ho connotato i disegni in maniera antropomorfa nel libro. Quello che so io del Black Bloc è pochissimo, mi sono visto qualche documentario, io stesso ne ho conosciuti pochi e sempre ho avuto l'impressione che fossero in quel momento Black Bloc e dopo qualcos'altro. A parte il film Black Bloc che mi sono visto, che fondamentalmente fa vedere una scena europea, molto, molti tedeschi, la mia esperienza è praticamente nulla. Se posso dire la sincerissima verità, ho anche smesso di informarmi in merito. È qualcosa che mi sembra abbia avuto un peso specifico nei giorni del 2001, come al lupo e vettore di colpa pura, e poi nel tempo si sia connotato come tutt'altro. Anche i notab con cui ho avuto a che fare, e sono tanti, non si definiscono Black Bloc, comunque nessuno si accomunava a, quindi diciamo che io non ne so praticamente nulla e li ho visti passare, ma non so esattamente che cosa ho visto. Quelli che ho visto che si dicevano Black Bloc, poi a me sembrava che fossero di comodo, come sicuramente c'erano tante cose in zone grigie che a 21 anni non potevo proprio capire. Tuttora mi sembra molto difficile incontrarne uno che dice che esistono un Black Bloc. Mi sembra più un aspetto di sottotraccia, e a un certo punto si capisce che tu hai un tale livello di dissidenza per il quale sei un Black Bloc, ma non serve essere un Black Bloc per essere un dissidente, visto l'altissimo numero di cose da cui si può essere dissidente, insomma. Io mi ricordo che nelle manifestazioni contro la Gelmini, la paura era quella dei Black Bloc. Una delle paure durante le manifestazioni viene il Black Bloc che ti porta via. Esatto! Cioè, era una sorta di paura del manifestante sconosciuto, sì, ma che era quella del Black Bloc.
attenzione a chi ha un passamontagna nero, quello sicuro è un black block. Quindi occhio. Questa è una conseguenza. È una conseguenza perché vuoi o non vuoi, i black block sono passati come gli impuniti di Genova, i non menati, quindi quelli che possono essere usati come spauracchio dappertutto, indipendentemente da chi siano o da cosa possano voler fare, poi che possano sbucare in qualunque manifestazione, sappiamo che sia una conseguenza aneddotica pura, nel senso che sicuramente ci sono, ma di sicuro sono usciti al scoperto in spolvero nel 2001. Che ancora si temano è qualcosa che discende dall'apparizione del 2001, ma senza nessun tipo di bisogno di collegamento diretto con l'oggetto, che certo. Arrivano perché devono arrivare, un po' come le scimmie volanti del mago di Oz. Cosa che in realtà, secondo me, ad oggi nelle manifestazioni questa paura non c'è più. Vabbè, comunque, questa è la stampa. Sì, no. Media, gruppi di black bloc, internet, sì. Urca. Sì, sulle ultime manifestazioni del G8 qua a Torino ne parlavano. È un fenomeno anche culturale, perché è un transfer da parte dei manifestanti nei riguardi di chi fa delle cose, certo, che non si possono loro fare, esatto, né giustificarle, perché noi siamo anche democratici, che però si farebbero, perché certo, i simboli del potere costituente che mi opprime, io in qualche modo, se posso, distruggo, comunque li incrino con la forza delle mie armi contundenti, eccetera. Dall'altra parte viene usato strumentalmente dai mass media per dire, no, non sarete mica come questi che fanno queste cose orrende e mostruose. Noi li riconosciamo, ci sono i black bloc che rovinano tutto, e infatti questa manifestazione non conviene manifestare, perché poi arrivano i black bloc e si infilano, però voi siete diversi e perciò ammettiamo, insomma, nella nostra democraticità. Grazie. No, per cui niente, la cosa. Vabbè, interessante, però. Ma che dal punto di vista così delle obiezioni storici nasce proprio nel 2001 in Italia, perché in Germania c'erano già negli anni 80-90 ed erano però di matrice autonoma, erano gli autonomen che in qualche modo si ispiravano all'autonomia italiana.